Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video pulizie in casa. Oggi mi sono data alla pazza gioia per la zona notte perché venerdì partiamo e di conseguenza quando partiamo a me piace avere tutto ordinato e sistemato in casa e pulito ovviamente. Quindi oggi ci dedichiamo alla zona notte e riordiniamo e puliamo tutto, anche le lavatrici. A me piace uscire di casa, sia che sia da un giorno o che più giorni, quando devo fare qualcosa, mi piace avere il bagno, la cesta dei panni vuota. Quindi buona visione e spero che questo video dia la giusta motivazione anche a voi per le vostre faccende di casa. Solitamente quando riordino i panni asciutti, chiamo Gaia perché mi aiuta con mutandine e calzini. Lei li piega e li mette a posto. Nel frattempo io comunque mi occupo delle cose più grandi. E poi andiamo a mettere a posto nei cassetti tutto insieme le cose comunque di casa piegate. E una volta riordinata tutta la stanza, passo con il Dyson a togliere la polvere da dietro i comodini, sui battiscopa. Mi sono pulita anche le fessure del balcone e quindi tolgo ovunque la polvere per poi passare l'aspirapolvere a terra. Come avete visto nella camera di Christian, ho azionato questa aspirapolvere, cioè il Sirena, comprato anni fa e devo dire che mi sono trovata bene fin quando non è cominciato a smantellarsi pezzo pezzo. Sono una persona molto materiale, insomma, quando pulisco, e questa aspirapolvere devo dire che mi ha leggermente deluso per quanto riguarda la forza, insomma, si è spaccata una cosa, se ne è spaccata un'altra, insomma, volevo buttarla, però fondamentalmente l'aspirapolvere in sé funzionava e quindi la utilizzo per aspirare la polvere proprio nell'aria e devo dire che è molto molto comodo. Quindi nel frattempo che mi sono lavata il bagno, ho lasciato l'aspirapolvere che purificava l'aria nella camera di Christian, come ho fatto anche nella camera da letto mia mentre sistemavo.
pulizie profonde anche per quanto riguarda il bagno. Infatti oggi, invece di utilizzare lo spray a canneggina, quello dell'Eurospin, buonissimo, formidabile, vado ad utilizzare il Viacal per andare a togliere tutto il calcare, pulire bene anche la doccia, che comunque questa doccia si fa sempre piena di macchie, perché la nostra acqua qui a Battipaglia è molto ricca di calcare. Quindi una o due volte a settimana vado di anticalcare via cal. E ora passiamo alla cameretta di Cree. Passo con l'aspirapolvere prima sul letto per andare a togliere, che ne so, capelli, eccetera, eccetera. E poi vado a togliermi anche la polvere sull'armadio. Infatti salgo sul letto dopo aver spazzato, ma poi ripasso un'altra volta l'aspirapolvere perché giustamente avrei dovuto farlo prima. Comunque tolgo la polvere in tutta la camera e poi vado anche a stendere i panni. E giustamente mi chiamo Cree, che deve mettere a posto in due reparti della sua, doveva essere una libreria ma è più un'esposizione di giocattoli, per metterli a posto, perché passando con l'aspirapolvere ovviamente si erano tutti scombinati e lui deve riordinare tutte e due le parti, insomma. Ditemi quello che volete, ma io sono per la collaborazione in casa e mi piace integrare il loro aiuto all'interno della mia quotidianità, adesso che non vanno a scuola ancora di più, appunto nell'aiutarmi nel riordinare e a volte capita anche a pulire. Loro si possono scocciare, si possono annoiare, oppure a volte anche divertire se la prendiamo come un gioco, però sono propensa spesso a coinvolgerli nelle faccende di casa.
Dopo aver sistemato tutto quello che c'era da sistemare e pulire nella camera di Christian, ho anche steso i panni, e poi sono andata nella cameretta di Gaia, che già aveva fatto il letto, ma mamma perfettina, ha riaggiustato un po' il cuscino, niente di che. Molto brava, ma anche molto disordinata, infatti aveva lasciato i panni sulla sedia. Ma tutto c'è un rimedio, li andiamo a mettere in lavatrice, anche se avevo già finito il cesso dei panni. Mannaggia, avevo messo anche la seconda lavatrice che dopo andò a stendere. Riordinando, ho visto il cassetto che non era per niente in ordine, quindi l'ho chiamata e le ho detto di riordinare il cassetto. Ah, in tutto questo avevo lasciato il bagno con la finestra aperta perché ho lavato il bagno prima di spazzare, quindi buttando acqua a terra non ho potuto spazzare, di conseguenza lavare. Nel frattempo mi sono sistemato tutte le stanze e si è asciugato il bagno. È finita anche la seconda lavatrice, vado a pulire il cestello, l'oblò e tutto quello che c'è da pulire della lavatrice e poi vado a stendere i panni per poi passare l'aspirapolvere e lavare anche a terra il bagno. Ero super convinta di aver dato un degno finale a questo video, ma mi manca tutta la parte di conclusione e quindi di saluti. Quindi mi sono detta, mi metto di faccia e faccio un caloroso saluto a tutti coloro che hanno guardato questo video fino in fondo. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, se il video vi è piaciuto lasciate like. Questo è stato il mio riordino per quanto riguarda la zona notte. Prepartenza. Perché come ho detto inizio video, a me piace essere bella, precisa, sistemata, pulita, in modo che quando rientriamo dalle vacanze non ho nulla da fare, a parte le lavatrici dei panni sporchi che appunto si generano in quei giorni. Detto questo ragazzi, io vi saluto, grazie per averci seguito e ci vediamo al prossimo video. Ciao belli!